Questo video è rilasciato con licenza Creative Commons by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Ciao a tutti, io sono Ieri, lavoro presso CNR Smart Venezia e quest'oggi, nello spazio concessomi da successione ecologica, vi vorrei parlare dell'analisi d'immagine e della morfometria geometrica. Vi lascio la mia mail per qualunque necessità, la ritroverete anche nell'ultima slide. I programmi che vedremo oggi sono ImageJ e MorphoJ. Sono entrambi programmi open che potete trovare liberamente sul web e sono utili per tutta una serie di analisi che andremo a vedere meglio nel corso di questo mini corso. Entrambi i programmi hanno dei pacchetti che possono essere utilizzati in ambiente R, per cui chi ha familiarità con questo software può tranquillamente operare con quello. ImageJ e MorphoJ permettono di fare operazioni complesse che non possono essere fatte con degli altri programmi di manipolazione di immagini, come ad esempio GIMP e Inkscape, che sono molto carini per creare delle immagini, modificarle e quant'altro, e sono anch'essi dei programmi open. Allora, un'immagine non è una mera rappresentazione visuale, ma è una rappresentazione numerica discreta. Questo perché ha delle coordinate spaziali. E ad ognuna di queste coordinate può essere assegnato un valore. Ad esempio, in un'immagine che ha una scala di grigi, ogni coordinata sarà assegnato un valore da 0 a 255. Immagini a colori, invece, per ogni coordinata avranno un insieme di valori. Si possono commettere degli errori di campionamento, ad esempio il suono, potete avere del rumore di sottofondo oppure avere delle distorsioni. Con le immagini, oltre al rumore, potete avere dei problemi di messa a fuoco oppure la creazione di partner di moiré, che sono un po' simili alle distorsioni sonore e queste portano comunque a una perdita di informazione. ImageJ ci offre degli strumenti per cercare di ridurre questa perdita di informazione. Abbiamo ad esempio dei filtri, e possono essere degli operatori ordered statistic, come la mediana, che riduce il rumore senza livellare l'immagine, preservando le zone di transizione. Oppure degli operatori di sharpening, e sono dei filtri ad alto passo, che enfatizzano i dettagli, esaltando quindi le zone di transizione. Possono essere di integrazione, con una media viaggiante i cui nuclei convoluti hanno una somma dei coefficienti, oppure derivati, con un gradiente laplaciano, i cui nuclei convoluti hanno una somma nulla. Questo significa che noi praticamente abbiamo delle maschere che operano sul pixel centrale, svolgendo le loro funzioni sui pixel di contorno. Andiamo a vedere un esempio pratico. Io utilizzerò un'immagine campione, anzi l'immagine campione più utilizzata per questo tipo di processo. Ecco la nostra lena. Andiamo a applicare un filtro, come dicevamo, la mediana. Possiamo definire il raggio su cui verrà eseguita l'operazione, ad esempio col raggio di un pixel. Vediamo che l'immagine rimane comunque ben definita e che comunque spariscono tutta una serie di imperfezioni, ad esempio sulla pelle di lena. Annulliamo l'operazione e proviamo a ripeterla con un raggio più ampio, ad esempio di 3 pixel. In questo caso vedete che si perde di definizione in quanto il raggio d'azione è molto più elevato.
ritorniamo all'immagine originale e applichiamo un tipo diverso di filtro. Ad esempio una shape mask. Questa possiamo applicarla appunto con un raggio molto ampio di 5, vediamo cosa succede. In questo caso vedete un'esaltazione di tutti i vari elementi che compongono la nostra immagine in maniera molto esagerata, appunto perché abbiamo utilizzato un raggio molto ampio. Ora torniamo alla presentazione. Ok. Allora, un esempio concreto che vi volevo portare era appunto queste foto di un colloquio di un'unionide che ho fatto a microscopio ottico. Ovviamente a un microscopio ottico non è possibile mettere a fuoco più piani di un oggetto che ha una sua tridimensionalità e quindi ho fatto una fotografia che metteva in risalto la parte della cerniera e un'altra fotografia che invece metteva in risalto la parte pedestale. Quindi ho utilizzato dei filtri, diminuito il rumore e cercato di omogeneizzare lo sfondo in modo da poter sommare queste due immagini e dare comunque un certo rilievo a entrambe le parti. Per far questo si usano degli operatori aritmetici e logici. Andiamo a vedere sul nostro software. Allora, io in questo caso creo due immagini semplicissime. Ovviamente Imagei non è un programma di editing, per cui faccio delle cose veramente molto banali giusto per avere un'idea. Ecco, ad esempio un'ellisse e poi possiamo fare un triangolo. Eccoci qua. Allora, andiamo a prendere il nostro Image Calculator. Qui abbiamo selezionata la prima immagine e la seconda, quindi l'ellisse e il triangolo, e possiamo applicare tutta una serie di operatori aritmetici e logici, ad esempio add, quindi verrà fatto immergere le tue immagini sommando pixel a pixel e avremo appunto restituito come zona di colore nero solo la zona di sovrapposizione delle due figure. Proviamo a farne un'altra. Ad esempio, estratta e avremo questo tipo di risultato. Possiamo anche applicare un operatore logico, come ad esempio XOR, e avremo quest'altro tipo di risultato. Quindi, dove le due immagini si sommano, avremo nero, nero ovunque bianco. Quindi, dove le due immagini hanno un pixel dello stesso colore avremo nero, dove le due immagini hanno un pixel da una parte bianco e dall'altra nero avremo il bianco. Ora, io ho creato questa immagine anche perché volevo farvi vedere un'altra cosa, ovvero noi possiamo convertire le nostre immagini in una serie di stacks. Quindi otteniamo un unico oggetto che contiene le nostre 5 immagini. Possiamo a questo punto creare un'animazione. Ecco, vediamo le nostre 5 immagini che si intervallano una dopo l'altra. Possiamo anche andare a modificare le opzioni della nostra animazione, ad esempio aumentando il tempo tra un'immagine e l'altra. Una volta fatto questo, possiamo salvare come GIF e aggiungere la nostra immagine animata alle presentazioni. Io questo l'avevo fatto nell'ambito del corso di fisiologia generale, dove per l'esame ci chiedevano come parte introduttiva di fare una piccola presentazione su un tema che ci era stato assegnato. Io nella presentazione l'avevo arricchita con questa immagine di una pompa sodio-potassio e il professore era stato molto felice di questa piccola aggiunta personale. Torniamo alla presentazione. Allora, io come vi dicevo lavoro al CNR ISMAR di Venezia, per cui passo molto tempo in laguna. Uno dei temi di ricerca che seguo è relativo alla degradazione del legno in ambiente marino, in quanto il legno in questo tipo di ambiente viene degradato da organismi appartenenti al gruppo dei molluschi o dei crostacei e sono in grado appunto di scavare delle gallerie all'interno del legno e questo porta a una sua veloce degradazione.
Il legno in laguna storicamente viene utilizzato per diversi scopi, ad esempio abbiamo questi gruppi di tre pali che vengono utilizzati per segnare i canali navigabili e si chiamano bricole. Possono essere utilizzate anche per la costruzione di ponti, di pontili, di posti per ormeggio delle barche, per le porte d'acqua dei palazzi storici, ma anche per proteggere le barene dal moto ondoso. In particolare noi abbiamo fatto uno studio sulle porte d'acqua del Palazzo Ducale, perché questi bellissimi portoni decorati in legno che si affacciano sull'adiacente canale, a causa della subsidenza dello statismo, erano sempre più frequentemente bagnati dall'acqua e questo ha permesso che gli organismi xilofagi potessero attaccarne la parte bassa, che quindi necessitava di una manutenzione e ci è stato chiesto qual era il tipo di materiale più adatto perché durasse, affinché durasse nel tempo. Noi abbiamo utilizzato lo standard EN275. Questo standard richiede l'utilizzo di pannelli di determinate dimensioni dei diversi materiali che vengono esposti in acqua per un certo periodo di tempo, dopodiché vengono estratti e si deve quantificare l'attacco come percentuale per risalire a delle classi. Qui vedete una radiografia di uno di questi pannelli dove sono ben visibili i tunnel scavati da questi molluschi leteridini. Allora, non è così banale e scontato riuscire a definire la percentuale della proiezione dei tunnel su questa rappresentazione bidimensionale. Per cui io, per semplificarmi la vita, ho colorato di rosso i tunnel e ho utilizzato la funzione split canvas per riuscire a da quantificare la percentuale di quello che era stato eroso. Quindi andiamo a vedere su software, prendo di nuovo un'immagine campione, ad esempio queste cellule colorate con diversi colori, ogni colore evidenzia se attacca a una determinata struttura, quindi vado su color, split canal. E quindi vediamo che l'immagine viene divisa per le sue tre componenti RGB. Questo può essere anche utile e carino come rappresentazione, appunto, in un caso come questo, per far vedere le diverse strutture evidenziate dal particolare tipo di pigmento. Quindi, procedendo oltre. In questo modo abbiamo utilizzato la funzione Analyze Particle, che vedremo tra poco, per definire la percentuale rosa e quindi per poter procedere al confronto in classi dell'N275. Tuttavia l'N275 non è sempre efficace per studiare degli oggetti più complessi come dei manufatti. Ad esempio, le bricole sono composte di tre pali storicamente di rovere. Una quercia per arrivare a un diametro utile per questo utilizzo deve crescere dai 50 ai 100 anni e poi in pochi anni di esposizione all'acqua rischia di essere completamente compromessa. Per cui ci è stato chiesto di testare diversi tipi di materiale che tuttavia ci vennero forniti con dei diametri molto diversi perché abbiamo pali da 25, 30, 18 e 20 cm, ma anche pali con sezione quadrata da circa lato 12 cm. Noi abbiamo messo in opera questi pali. Quando li abbiamo estratti dall'acqua, abbiamo proceduto a fare delle sezioni trasversali. In queste si vede appunto l'attacco di questi organismi. Questi organismi comunque cominciano il loro attacco sempre dalla superficie del legno e poi piano piano vanno a insediarsi sempre più in profondità. Per cui confrontare il numero di buchi o la superficie rosa di un palo da 20 cm o da 30 può portare a un'errata interpretazione dei dati che si ottengono. Quindi noi per uniformare il risultato abbiamo selezionato una corona da 2,5 cm, che è poi lo spessore anche dei pannellini standard, e in questo modo siamo riusciti più facilmente a comparare i nostri risultati. La funzione Analyze Particle è molto utile anche per misurare degli oggetti presenti nella nostra immagine che hanno delle dimensioni e delle forme differenti. Ad esempio, qui abbiamo uno striscio di sangue dove sono presenti degli elettrociti e delle altre cellule del sistema circolatorio. Possiamo appunto contarle, capire l'area che queste occupano, ma anche dividerle, quindi in una componente più piccola, in questo caso gli eritrociti, e in una componente più grande, come nel caso delle altre cellule ematiche. Vediamo subito un esempio concreto.
e andiamo ad aprire un'immagine che io avevo precedentemente creato, eccola qua, Particles. In questo caso potete vedere che abbiamo degli oggetti di diversa forma e dimensione. La prima operazione che dobbiamo fare è cambiare il tipo di immagine, in quanto la funzione nell'asParticle riconosce solo immagini ad 8 bit, inoltre bisogna stabilire una threshold. In questo caso bianco su nero va benissimo così. Adesso facciamo Analyze Particle, ci si apre questa finestra dove ci permette di modificare una serie di parametri, ad esempio la forma, la dimensione. Possiamo vedere un output, ad esempio io scelgo l'outlines per capire cosa effettivamente è andato ad analizzare. Ho spuntato anche il Display Results e il Summarize. Quindi andiamo a vedere cosa ci va a selezionare. In questo caso, avendo mantenuto tutto il range dimensionale di forma, vediamo tutti gli elementi che compongono la nostra immagine. Qui vediamo tutte le misurazioni che sono state fatte per ogni singolo oggetto. In questo caso l'area è in pixel quadrati, in quanto io non sono andata ad apporre una scala. Mentre invece possiamo definire una scala, quindi dobbiamo definire una distanza in pixel. Una distanza conosciuta è l'unità di misura. Ad esempio, questa barra può essere lunga, poniamo 2 cm. Mi vado a misurare quanti pixel sono. Faccio Analyze Measure. Non me l'ha presa, mannaggia. Ecco qua, rifacciamo measure, sono 101 pixel, facciamo 100 pixel per comodità, quindi andiamo a stabilire una scala, almeno 101, la distanza conosciuta abbiamo detto 2 centimetri, quindi la nostra scala sarà di 50,5 pixel per ogni centimetro. Ok, adesso chiudiamo e riprocediamo di nuovo con la stessa analisi e vediamo un po' la differenza. Ok, quindi prima l'area era in pixel, l'area totale, adesso invece è in centimetri quadrati. La taglia media delle nostre particelle è questo tipo di valore qui e in totale occupano quest'area che ovviamente rimane invariata tra pixel e centimetri. Ora proviamo a cambiare qualche parametro, ad esempio la dimensione. Voglio selezionare, adesso vediamo un po'. I miei oggetti hanno tutti un'area da 0 a 1 centimetro, ho scelto una scala un po' sfortunata. Vediamo cosa succede se gli dico solo più grandi di mezzo centimetro quadrato. Ok, mi ha selezionato solo le figure più grandi. Ora chiudiamo questo. Possiamo cambiare di nuovo, diciamo ok, tutte le dimensioni, ma le voglio solo con una forma non sferica. Facciamo per esempio 0,8. Ok, in questo caso ho selezionato solo le barrette e gli ellissi. Ovviamente facendo il contrario, quindi da 0,8 a 1. Dovremmo ottenere solo i cerchi, ovviamente di entrambe le dimensioni. Ok. Ora questo non mi interessa salvarlo. Andiamo avanti. E passiamo invece al software MorphoJ. Questo software ci permette di analizzare la forma dei vari oggetti che noi abbiamo. Io per l'utilizzo di questo software vi consiglio di scaricare anche il manuale redatto da Cardini e Loi, in quanto questa è un po' la Bibbia, diciamo, di tutte le varie analisi che voi potete fare con il software.
Inoltre dovrete anche scaricare degli elementi del pacchetto TPS Series, in particolare TPS Utilities e TPS Dig. Io per voi ho preparato un esercizietto banalissimo con questi tre gruppi di triangoli, abbiamo dei triangoli rettangoli, isosceli e scaleni. Questi li ho utilizzati per creare appunto un piccolo esercizio. Allora, prima di tutto devo aprire il programma TPS Utility che ci permette di creare un file TPS dalle nostre immagini. Quindi vado a prendere le immagini, ovviamente è sufficiente selezionarne solo una. E poi devo creare un file di output, ad esempio demo 1. Andiamo a sovrascrivere questo. Ok, setup vi fa vedere quale immagine è incluso, volendo possiamo decidere se includerle tutte, escluderne qualcuna. Facciamo create e avremo adesso a questo punto creato il nostro file TPS. Ora apriamo TPS Dig, che ci permette di andare a posizionare i nostri landmark. Quindi file, demo 1, ok. Ecco qua il nostro triangolo. Allora, è molto importante stabilire a priori quanti landmark vogliamo mettere, in che posizione metterli e in che ordine. Quindi io in questo caso sui triangoli ho scelto di fare una gradazione di colore di modo da individuare un punto di inizio che fosse sempre lo stesso e poi procedo in senso orario. Faccio la stessa operazione per ogni triangolo. Come vedete, io ho volutamente posizionato questi triangoli in punti diversi della mia area, ma anche con inclinazioni leggermente diverse una dall'altra e dimensioni che vanno a variare da un triangolo con quell'altro. Ho fatto questo in quanto con MorphoJ volevo dimostrarvi che il software non prende in considerazione la disposizione degli oggetti nello spazio e neanche la loro rotazione. Sulla dimensione invece il discorso è diverso, in quanto noi possiamo definire una scala e andare ad analizzare anche degli oggetti che nascono con una dimensione diversa. Ad esempio, vogliamo applicarlo a degli organismi, questi organismi possono avere una taglia e quindi un'età differente e può essere interessante andare ad analizzare anche questo parametro. Io vi consiglio comunque, se volete considerare anche la dimensione dei vostri oggetti, di fare le foto con una distanza fissa tra l'obiettivo e l'oggetto, perché questo vi semplifica molto poi nel definire una scala e nel appunto elaborare le vostre immagini tutte con la stessa scala e non dover per ogni immagine avere una scala differente. Allora in questo caso non sto a mettere tutti i landmark perché mi porterebbe via troppo tempo. Questo file l'ho già salvato con tutti i vari landmark. La prossima operazione da fare prima di aprire MorphoJ è quella di aprire un banalissimo file di testo. Ok, quindi questo è quello su cui stavamo lavorando, questo invece è quello definitivo. Dobbiamo selezionare tutto il testo, copiarlo nel nostro nuovo file di testo e andare a sostituire le virgole coi punti, in quanto MorphoJ non è in grado di leggere coordinate con la virgola, ma è necessario appunto avere punto. Quindi virgola col punto e sostituiamo tutto. Benissimo. Adesso possiamo salvare separatamente questo file. Io, come vedete, l'ho già fatto. Per cui chiudiamo tutto e andiamo finalmente ad aprire MorphoJ. Eccoci qua. Allora, la prima operazione è quella di creare un nuovo dataset. Il dataset ovviamente era un file TPS. Eccolo qui, quello che abbiamo giustamente convertito le coordinate al posto delle virgole e punti. Come vedete sul report l'operazione è andata a buon fine e possiamo andare avanti per
facendo le operazioni preliminari. La prima cosa che dobbiamo fare è un new percussor fit. Eccoci qua. Avviamo. Quello che vediamo sono i diversi landmark che noi abbiamo posizionato come puntini neri e vediamo anche un landmark che è riassuntivo della media dei punti che vengono appunto numerate a seconda della sequenza che noi abbiamo utilizzato. Ora possiamo anche aggiungere un classifier, in questo caso lo chiamo tipo. Le immagini rimangono comunque ordinate nell'ordine in cui le avevamo caricate noi inizialmente, per cui il primo tipo lo chiamo A. Come vedete, avendo aggiunto la prima, la ritroviamo nell'elenco a tendina. Dalla quarta in poi abbiamo B. E le ultime tre sono C. Ok, ovviamente se avete dei dataset più corposi, farlo questa operazione manualmente è molto dispendiosa, occupa un sacco di tempo, per cui possiamo benissimo creare il nostro classifier, andare a selezionare da una tabella, ad esempio Excel, la colonna con i nomi che ci interessano e copiarli direttamente qui. Possiamo aggiungere tutti i classifier che desideriamo, ad esempio uno per la specie, uno per il sito di campionamento, uno per la dimensione, tutto ciò che ci sembra utile per l'analisi. Ok, un'altra cosa che possiamo fare è creare un wireframe che ci sarà utile poi per la visualizzazione delle nostre analisi. Quindi vado ad unire i miei landmark nell'ordine che ritengo più opportuno. Ed accetto. Ora creiamo una matrice di covarianza. Andiamo a includere anche il nostro classifier. Ora possiamo fare un'analisi delle componenti. Pardon, devo prima selezionare. Non l'ho creata. Execute. Ok. Principal Component Analysis, e questa è praticamente come variano i miei landmark nello spazio. Possiamo cambiare il tipo di visualizzazione, ad esempio possiamo utilizzare una griglia, oppure possiamo usare il wireframe che abbiamo creato. Ovviamente qui non abbiamo un triangolo perfettamente rettangolo, scaleno o isoscele, perché è una somma delle tre mediata su due possibili soluzioni. Abbiamo anche componenti principali, in questo caso la varianza è spiegata al 100% da due sole componenti principali, ma questo è dovuto alla semplicità delle nostre figure. Quindi andiamo a vedere la nostra PCA, vediamo tre raggruppamenti, possiamo colorare i nostri punti utilizzando i classifier che abbiamo creato. Allarghiamo la tendina per dare l'ok. Infatti vediamo appunto che il tipo A, il tipo B e il tipo C si raggruppano gli uni vicino agli altri. Possiamo anche applicare delle ellissi di confidenza. Possiamo decidere che probabilità metterli. Possiamo utilizzare classifier e anche dargli lo stesso colore. In questo modo, vedete, la semplicità dell'analisi porta a delle ellissi molto raggruppate vicino ai punti. Possiamo anche prendere in considerazione la dimensione dei nostri triangoli. Quindi utilizziamo il dataset, la PCA, e usiamo il centroid size. Possiamo considerare entrambe le componenti. Possiamo fare un test di permutazione e utilizzare di nuovo il classifier. Ok, in questo caso vediamo che rispetto alla componente 1, i nostri triangoli si distribuiscono a seconda della dimensione. Anche in questo caso possiamo colorare i punti. Possiamo mettere i nostri ellissi di confidenza. Ok. Qui vediamo appunto che i nostri triangoli si distribuiscono sulla verticale e in ognuno dei tre casi abbiamo un triangolo di dimensioni più piccole, medie e più grandi.
Possiamo anche fare una comparazione usando la funzione discriminante. Quindi usiamo il nostro dataset, selezioniamo Classifier, includiamo tutte le coppie di analisi. Possiamo anche in questo caso fare un permutation test. Ok, quindi in questo caso avremo tre tendine. Possiamo utilizzare wireframe per individuare visivamente quale coppia di triangoli sta confrontando. In questo caso abbiamo il triangolo isoscele contro quello rettangolare. Abbiamo appunto anche la distribuzione dei valori molto ben separati, in quanto in questi casi, essendo figure molto banali, molto semplici e anche in numero ridotto, non ci si aspetta una sovrapposizione, mentre in casi naturali questo può accadere. Tornando alla presentazione, vi mostro un'applicazione reale di questo tipo di analisi. Ad esempio, io durante il dottorato ho lavorato su delle specie di unionidi, alcune sono autoctone del Lago Maggiore, abbiamo l'Unio elongatulus, l'Anodonta cigna, l'Anodonta natina, mentre abbiamo trovato anche una specie invasiva, ovvero la Sinanodonta woodiana. Questa non l'abbiamo trovata solo sul Lago Maggiore, ma anche in altri siti di campionamento. In particolare abbiamo notato una grande differenza nella forma tra quella del Lago Maggiore e dei campionamenti fatti sul fiume Po. Noi ovviamente ci siamo chiesti se la differenza nella forma fosse dovuta, soprattutto vedendo una differenza così marcata, a un'errata identificazione della specie. Quindi abbiamo affiancato all'analisi di morfometria geometrica anche un'analisi genetica che ha confermato la corretta identificazione. Allora, utilizzando in questo caso 15 landmark posizionati in questo caso su una griglia radiale che andasse a considerare i punti che io ritenevo più rappresentativi per descrivere la forma di questi organismi, vediamo che si ha una buona separazione tra gli organismi del Lago Maggiore che si trovano sulla destra del grafico e quelli del fiume Po che si trovano sulla sinistra. Ovviamente abbiamo questa regione di sovrapposizione, per cui siamo andati a indagare se per caso non fosse dovuto alla forma e all'età di questi organismi. E in effetti abbiamo notato che da giovani gli organismi appartenenti alla specie Sinanodonta woodiana hanno una forma più simile, molto arrotondata, in entrambi i siti di campionamento, mentre con la crescita vanno a divergere nei due morfotipi che abbiamo ritrovato. Io con questo ho concluso il mio mini corso. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione per poterli applicare anche alle vostre ricerche. Ringrazio Successione Ecologica per avermi dato la possibilità di questo spazio e vi auguro di riuscire ad applicare con profitto queste nozioni che vi ho dato con questo mini corso. Io vi ringrazio e vi saluto.